Roberta Casini si candida per il terzo mandato da sindaca di Lucignano. L'annuncio è arrivato nel corso di un evento organizzato al Teatro Rosini dal titolo Parliamo di Lucignano, nel corso del quale ha ripercorso l'azione amministrativa degli ultimi anni. Io penso che veramente la forza di questo comune, la forza di Lucignano sia nelle proprie radici. In quelle radici da cui viene la buona amministrazione, nella forza delle scelte fatte anche in anni passati. Nel mandato precedente, nell'essere stati capaci di trovare e reperire tante risorse, e adesso dobbiamo proiettarci veramente nel futuro in scelte che ci vedano protagonisti anche verso il mondo esterno, cercare di rafforzare il nostro territorio, rafforzarlo da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sociale, di scelte importanti anche della promozione turistica che riguardano tutto l'intero nostro territorio, l'intera Val di Chiana e la capacità di fare rete. Lucignano dovrà essere partecipe in questo e credo che i prossimi anni sono anni di sfide importanti, quindi da una parte la rigenerazione urbana ma dall'altro politiche serie e mirate contro lo spopolamento dei borghi, ma soprattutto nel reperire risorse per poter far tornare attività commerciali nei centri storici. Alla cerimonia presenti i consiglieri regionali Ceccarelli e De Robertis ed il governatore della regione Toscana Eugenio Giani. Io ritengo che Roberta rappresenti in qualche modo l'anima più autentica di questa Val di Chiana aretina, che esprime bellezza ma anche grande capacità di richiamo da un punto di vista industriale, manifatturiero, e dall'altro grandissima attenzione ai valori di solidarietà che caratterizzano la vita di queste comunità.